Bentornati sul canale Segreti da Chef. Oggi vado a recensire, dopo alcuni mesi di utilizzo, la sonda wireless della Ranipovo. Queste sonde sono nate per verificare la temperatura al cuore della carne cotta alla griglia. Nel mio caso le ho adattate alla cottura sottovuoto, in quanto non mi piaceva l'idea di forare la busta per inserire la sonda e utilizzare l'adesivo isolante. Ovvio che nelle cotture molto lunghe la batteria di tale sonda non manterrà la carica fino al termine, ma per quanto mi riguarda l'utilizzo da fare è sapere esattamente quando arriva la temperatura al cuore per poi determinare i tempi di cottura. Intuitivo anche per principianti. È semplice da configurare e da usare e grazie al monitoraggio costante della base di ricarica permette di non sbagliare più la cottura della carne e non solo. Può essere infatti utilizzata con una vasta selezione di carni e pesci. Il dispositivo permette a chef e a semplici appassionati di monitorare la cottura e ottenere risultati professionali. Le sonde, totalmente wireless, comunicano costantemente con la base. Possono essere utilizzate anche singolarmente. La potenza del segnale wireless, grazie al ripetitore presente nella confezione, copre un raggio di 60 metri. Questo consente di allontanarsi dalla postazione di cottura. È importante sapere che diversi tipi di carne devono essere cotti a temperature diverse. Ad esempio, se state cuocendo il pollo, deve avere una temperatura al cuore tra i 70 e i 73 gradi. Questo termometro wireless per carne è piccolo e leggero, facile da leggere e la batteria dura fino a 2 ore in caso di utilizzo continuo, mentre la base con due batterie mini stilo AAA ha una durata di circa 4 mesi. È possibile sostituirle rimuovendo il coperchio posteriore. Due sonde in acciaio inossidabile e ceramica completamente wireless che, grazie a due sensori, monitora sia la temperatura interna fino a 100 gradi sia quella dell'ambiente circostante fino a 275 gradi. Tutta la tecnologia quindi è contenuta all'interno della sonda, eliminando la necessità di cavi esterni. La sonda, quando si trova posizionata nella base di ricarica, si ricarica. Dopo l'utilizzo la sonda non può essere inserita nella lavastoviglie, va lavata delicatamente, non prima che si sia raffreddata a temperatura ambiente. Istruzioni per l'uso. Dopo aver installato le due batterie mini stilo AA nell'host, tenere premuto il pulsante accensione per 3 secondi e avviare. Le sonde e il Manfred si accoppieranno automaticamente entro un minuto. In questo frangente non rimuovere le sonde fino a quando non vengono visualizzati gli indicatori della batteria sonda 1 e sonda 2. In questo caso erano già cariche, quindi la sonda 2 si è allineata prima e subito dopo la sonda 1. Ci sono 3 indicatori di batterie. Uno è anche presente per l'host. Rimuovere le sonde e inserirle nel cibo. Oppure, come preferisco io, premere il tasto Mode. Inizierà a lampeggiare. Premere il tasto Meat per selezionare tra le categorie. Come vedete qua c'è il manzo, il vitello, il pollo, la pecora, il maiale, il pesce, poi c'è l'hamburger e questa è la modalità programma manuale. Tutte le categorie hanno già impostato i gradi. Well down 77 gradi per il manzo. Per cambiare, mettere rare, medium, medium rare, medium well, premere il tasto taste sino a trovare la cottura preferita. Vedete, rare ha cambiato i gradi, medium rare, medium, medium done e well done. Se andiamo nella prima icona, dove possiamo programmare noi, dopo averla selezionata, con i tasti Up e Down possiamo andare a regolare i gradi e impostare la temperatura al cuore desiderata. Premere il tasto Clean e la sonda si attiverà. Vedete? Sono partiti i minuti.
Se invece vogliamo impostare direttamente i minuti perché riteniamo di sapere quanto tempo serve per arrivare ai gradi desiderati, nel tempo preciso terremo premuto il tasto CLEAN per 5 secondi. Come vedi, cominciano a lampeggiare i minuti. Con UP and DOWN andremo a cambiare i minuti. Come vedi, con l'aumentare dei minuti aumentano anche i gradi. Con l'abbassare dei minuti diminuiscono anche i gradi. Per andare a impostare i secondi, schiacciamo nuovamente una volta il tasto CLEAN e nello stesso modo con UP and DOWN andiamo a cambiare i secondi. Ovviamente i gradi non saranno mai precisi quanto i minuti, quindi io suggerisco sempre di impostare i gradi e lasciare magari al massimo i minuti. Per quanto mi riguarda, io preferisco mettere un sacco di minuti in modo che posso andare a controllare quando arrivo ai gradi al cuore e al sottovuoto, essendo una cottura a bassa temperatura. Quindi li metto al massimo possibile i minuti, tipo un'ora e mezza, due, che sono sicuro che arriva a quella temperatura, e poi vado a impostargli i gradi che mi servono. Ad esempio metto 60 gradi, poi tolgo la sonda e la vado a inserire nel pezzo di carne fino alla prima stanghetta. Mi raccomando, queste parti qua devono sempre stare al di fuori del pezzo di carne, quindi dobbiamo cercare di arrivare al cuore del pezzo di carne in questi centimetri di sonda che abbiamo a disposizione. Altri tasti che abbiamo in questo dispositivo, in questo host, sono queste per cambiare i gradi centigradi o i Fahrenheit, e poi lo stesso tasto di accensione e spegnimento abbiamo il retroilluminazione dello schermo. Ma ora andiamo a vedere qualche esempio pratico. Ora andiamo a inserire la nostra sonda per vedere quando arriva temperatura al cuore. La cerchiamo di inserire più al centro possibile, in questo modo. Poi apriamo il sacchetto per il sottovuoto e andiamo a condire il nostro bello stinco. Lo andiamo a marinare. Poi prendiamo e lo inseriamo nella busta. Dopodiché l'appoggiamo nella macchina sottovuoto, la campana. Andiamo a chiudere. Lo lascio qua fino a questa sera, quando lo andrò a mettere al runner per cuocere. Accendiamo il computerino per la sonda. Gli impostiamo anche la temperatura manualmente, quindi abbiamo bisogno che raggiunga il cuore, abbiamo detto 68 gradi, e così vediamo quanto tempo ci mette ad arrivare a 68 gradi. In questo momento è 9 gradi la temperatura interna dello stinco. Dopo circa 2 ore e mezza ha raggiunto i 68 gradi al cuore. Anche in questo caso li mettiamo dentro la sonda, arrivando fino al cuore. Vedete, qua ci sono in mezzo due segni. Bisogna metterlo fino alla fine. Dopodiché si tira su e chiudiamo sotto vuoto. Ok, è ora di buttare giù il petto di pollo a cuocere. La sonda inserita, come vedi, all'interno è 10 gradi. Immergiamo e vediamo quanto tempo ci mette ad arrivare a 63 gradi al cuore. Dopo circa 30 minuti è arrivato a 63 gradi al cuore. Andiamo a mettere anche la sonda per vedere quanto tempo ci arriva ad arrivare a temperatura al cuore. La sonda si inserisce così. Qua c'è una linea e bisogna mettere all'inizio della carne in mezzo a queste due righe. A
andiamo a sottovuotare. Dopo circa 3 ore la spalla di maiale è arrivata a 63 gradi al cuore. Da questo momento inizia la cottura, il percorso di crociera. In conclusione posso dire che mi ritengo molto soddisfatto e che questo dispositivo sia molto utile, nonostante sia progettato per cottura alla griglia. È versatile, adattandosi anche ad altri tipi di cotture, come quella a bassa temperatura nel mio caso.